Ho vissuto parecchie esperienze strane. La prima a 9 anni. Una mia zia mi fece vedere in sogno la sua tomba e vidi anche il suo cognome, che non conoscevo. Non sapevo neanche stesse morendo in realtà. In sogno mi disse che sarebbe morta presto. La sognai di nuovo 3 giorni dopo e lì mi disse che era morta. Chiesi ai miei genitori se era successo veramente. E loro mi risposero di sì. All'età di 11 anni ebbi un'altra esperienza inquietante con i sogni. Sognai mia nonna che mi diceva: «Vieni con me». Mi elencò anche i nomi di tutti i cani e gatti che aveva avuto. Alcuni nomi li conoscevo, altri no. 10 minuti dopo il mio risveglio chiamarono dall'ospedale. Mia nonna era morta. 6 mesi dopo questa esperienza, sognai anche mio nonno che piangeva. Mi disse di andare da mia nonna e che stava aspettando solo me. Io risposi di no. Gli dissi che non potevo lasciare i miei e lui apparve sollevato. In un'altra esperienza, ho sognato una casa in riva ad un fiume e in mezzo al verde. I colori erano diversi, più intensi e si respirava un senso di benessere. In quel posto vivevano tante persone, i miei fratelli, i miei cugini e i miei nonni. Non erano però come nella realtà, erano figure eteree. Mi dissero che sarei dovuta andare via e ricordo che lo feci malvolentieri. In quel posto si stava veramente bene. Al mio risveglio capii che quelli erano i miei parenti morti. La cosa strana era il numero dei cugini che avevo sognato. 2. Mia zia aveva avuto un aborto e avevo capito di aver visto quel cugino che non ho mai avuto. Ma chi era l'altro? Parlai del sogno con l'altra mia zia e lei si mise a piangere, dicendomi che anche lei aveva avuto un aborto. Il mistero del secondo cugino fu quindi svelato. Ringrazio Fiammetta per avermi parlato delle sue esperienze e per avermi permesso di raccontarle in un video. Un saluto a tutti.